Un'occasione importante per confrontarsi sul tema della donazione di sangue e plasma e sul ruolo di Avis nella promozione della salute universale, ma anche per incontrarsi e condividere esperienze con altri donatori volontari. Tutto questo è avvenuto nel corso dell'assemblea ordinaria dell'Avis regionale che si è svolta nella sala conferenze dell'autorità portuale di Brindisi. Noi siamo una grande associazione strutturata su tutto il territorio della provincia. Noi abbiamo una sede in tutte le 20 comunali in provincia di Brindisi, ma una struttura regionale molto importante che ci porta ad essere un punto di riferimento per il mondo trasfusionale. Sicuramente questi sono momenti in cui si dibatte, si programma e si danno degli obiettivi. L'associazionismo ormai esprime anche in un certo senso una professionalità e in questi momenti proprio sono dei momenti di riflessione proprio per costruire questi percorsi che possono essere in qualche modo coinvolgenti del territorio. Noi con l'Assemblea regionale facciamo il punto delle attività relative all'anno precedente, al 2023, e devo dire che è stato un anno particolarmente interessante dal punto di vista della gestione complessiva dell'associazione e riteniamo che anche il 2023 abbiamo dato un contributo fattivo all'autosufficienza della Regione Puglia per quanto riguarda la raccolta di sangue e per quanto riguarda anche la raccolta di plasma. Contributo che l'Avis è maggioritaria a livello regionale con i nostri 55.000 donatori e quasi 78.000 donazioni effettuate. Per l'Avis Comunale di Brindisi è un grande onore quest'oggi poter ospitare per la prima volta nei 47 anni dalla fondazione, della nostra fondazione un momento così importante per la vita associativa quale l'Assemblea regionale. Per questa cosa io non posso che ringraziare il Presidente regionale Raffaele Romeo e tutto il Consiglio direttivo che hanno permesso, insomma, tutto ciò scegliendo la nostra città per poter svolgere i lavori assembleari.